Il mio cuore è per te. Il mio cuore è per te. La Chiappa Cuccioli, seconda parte. Speriamo di sbrigarci, così tornate nella grande città. Chissà perché Amy è stata rapita. È un momento molto difficile, amici miei, ma dobbiamo pensare positivo. Se c'è una cosa che ho imparato è che solo restando uniti si può vincere. È vero. Adesso concentriamoci sulla nostra missione. Il cucciolo che faremo nascere si trova proprio dietro quella collina. Eccoci. Guarda quanti fiori. Che belli. Forse un po' troppi per il mio naso. Ciù! Sono allergico. Buongiorno. Non mi aspettavo visite così importanti. Piacere di conoscerti, sempre calma. Hai proprio un bel nome. Siamo qui per darti una grande notizia. Sì, oggi è il tuo... Ciù! Ciro voleva dirti che oggi è il tuo giorno fortunato, amica cara. Io? Una bambina ha bisogno di te nella grande città. Ti va l'idea? È davvero grandiosa, sono pronta a partire. Bene, allora andiamo, il tempo è prezioso. Beh, prima devo innaffiare tutti i miei fiori. Da domani ci penserà qualcun altro. Ma oggi non posso lasciare queste meraviglie senza acqua. Torno subito. Cosa intende per torno subito? Potrebbe volerci tutto il giorno. Uffa, 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 uffa. Scusa, Ciro, finirai col fare una buca. Mi chiedo solo quanto ci vorrà prima che... abbia terminato. Dai, pazienza. Dobbiamo soltanto aspettare. Non capite? Stiamo solo perdendo tempo. Mela ed io abbiamo avuto un'idea. Mentre sempre calma si prepara, cerchiamo la goccia magica. Già, è un'ottima idea. Così facendo noi potremo guadagnare un bel po' di tempo. Credo proprio di sapere dove possiamo cercarla. È l'albero più alto del regno. Dove si ferma quello che il vento porta in giro. E quindi ho pensato che potrebbe essere successo lo stesso con la goccia magica. Ottima intuizione, Balloon. Forza, cerchiamola. Con queste foglie giganti non vedo niente. La goccia potrebbe essere ovunque! Vedo qualcosa! Ah, l'ho trovata! È lassù! Sì, ora la vedo anch'io! Certo che è proprio alto, vero? Già! Tu rimani qui, ci penso io a salire! No, non ti lascerò andare da sola, verrò con te! Ci siamo quasi! Quel ramo ondeggia, dobbiamo stare attente. Vado avanti io. Fai attenzione. Ci è mancato poco, stavo per cadere. Ecco la goccia magica. Perché ci mette così tanto, William? Vado a chiamarla. Ragazzi, ricordate che la pazienza è una virtù. È molto che aspettiamo. Aspettare ancora non mi sembra sia un problema. È vero. Mm.
Sono distratti, è il momento. Sei sicura che sia il modo migliore, Ima? Per caso hai intenzione di mettere in dubbio le mie decisioni? Solo... Che c'è? Forse non l'hai notato, ma l'albero è alto. Entrare dalla finestra è l'unico modo per catturare quella tartaruga. Se agiremo in silenzio sarà un giochetto. Sbrighiamoci, smettete di fare i fifoni. Speriamo in bene. Dai! Che male! Guardate lassù! Sulle corde! E vogliono rapire la tartaruga! No, tu resta qui, devi proteggere il cuore dell'amicizia e tu, Magic, resterai con lei. Ciro, tu vieni con me. Attenti! Sempre calma, dove sei? Presto di qui! Sempre calma, sei qui, vieni fuori, vogliamo fare due chiacchiere tra amici. Ma qui non c'è. Lo vedo. Forse è più in basso, su, andiamo. Ai, che ruzzolone. Mi verrà un bernoccolo grande così. Puoi dirlo forte. Oh, Gort. Ciro. Andatevene finché siete in tempo. Non se ne parla. Siamo arrivati prima noi, William. Voi non rapirete mai, sempre calma. Non mi pare che qualcuno ti abbia chiesto il permesso, guardia reale. William, ho un regalino per te. Cosa stai aspettando? È tuo. Forza, Azul! Coraggio, Gort! Metteteli fuori gioco! Non potete farvi battere! Ciao, da... Ima! E voi da dove sbucate? Parlaci del diamante che hai al collo! Che hai rubato alla principessa! Voi non l'avrete mai, mai e poi mai, capito? Azul, Gort, svelti, aiutate! Cuccioli, adesso andiamo, ce ne siamo in troppi! Seguitemi! Cosa facciamo? Lasciamoli andare, abbiamo cose più importanti. Hai ragione, ma dov'è sempre calma? Eccomi qui! Scusate! Ero andata in cantina, ho voluto prendere una bella piantina da portare in città. Che pensiero gentile. Mi dispiace, immagino che vi siate annoiati. Beh, annoiati non è il termine più giusto. Dia vita a questo cucciolo. Che il cucciolo possa portare felicità, gioia e affetto alla sua nuova padroncina e che insieme possano vivere felici. Cerca amici. Questa è un'amicizia magica. Per niente il nostro mondo d'amore. Cuccioli cerca amici avrai. Per sempre stresci incontro il tuo cuore. Oh? Oh, ma cos'è? Oh. Per me, grazie. Ma che cosa sto facendo? Ora parlo con le tartarughe.
magnifica! Non ci avevo mai fatto caso, forse perché sono sempre di fretta. Grazie a te, ho capito che non si può correre sempre. Non capisco come mai questa volta non ci sia nessun indizio. Hai ragione, è strano. Mi dispiace vedervi così tristi, amici. Ma Magic e io non ci arrenderemo finché non ritroveremo la principessa Amy. Contate su di noi. Potete scommetterci. Sei sicuro di sentirti meglio? Se non ce la fai, possiamo continuare le ricerche da soli. No, sto bene. Poi sono io l'esperto dei bassi fondi della città. Alt, questo è il nostro territorio. Vogliamo solo parlare con te, boss, nient'altro. Tranquilli, sono con me. Beh, questa sì che è una sorpresa. Molti cani mi chiedono di essere protetti dalla Chiappacuccioli, ma tu sei il primo in assoluto che mi chiede dove lo può trovare. Catturato una nostra amica. E non penserete di andarla a liberare, vero? Certo che vogliamo liberarla. Voi siete pazzi. Comunque posso mostrarvi dove abita la Chiappacuccioli, ma meglio lasciar perdere. Interessante, devo riferirlo subito a Ima. Non avete speranza, rinunciate. Principe Sami, non ti abbandonerò. Cos'è? Sei spaventata? Ho in mente qualcos'altro per te. Dentro il tuo cuore.